parte il 15 marzo il satellite italiano Prisma. Osserverà la Terra con occhi completamente nuovi, grazie a un potentissimo strumento iperspettrale, il più efficace mai messo in orbita. Che cos'ha di speciale? Vede ciò che le altre camere non vedono, coglie ciò che è impossibile percepire per l'occhio umano. Sono diversi i satelliti attualmente in orbita dedicati all'osservazione della Terra. Pensiamo alla costellazione di Cosmos Kaimed, che con le sue immagini radar è in grado di guardare il nostro pianeta anche attraverso le nuvole, o alle sentinelle della Terra di Copernicus, che, tra le altre cose, sono in grado di capire la temperatura dei mari e del suolo. Nessuno, però, ha le capacità di Prisma, missione sperimentale senza pari al mondo. Vediamo perché. Prisma è nato in Italia, è di proprietà dell'Agenzia Spaziale Italiana ed è stato costruito grazie alla collaborazione tra imprese italiane guidate da OHB, responsabile della missione, e Leonardo, che ha realizzato la strumentazione elettro-ottica. Non solo, a lanciarlo in orbita sarà Vega, autentico gioiellino del Made in Italy. Al decollo ha una massa di 850 kg ogni giorno, mapperà tutta la superficie del globo. Ma come funziona Prisma? Il movimento del suo superocchio si chiama push broom, letteralmente scopa. A ogni sorvolo copre una linea di 30 km in trasversale come una passata di spazzola. All'orbita successiva realizza un'altra strisciata di 30 km e così via. Man mano che il satellite avanza nell'orbita, l'immagine si compone striscia dopo striscia. Ogni 4 giorni Prisma passa sulla stessa verticale e guarda ciò che c'è sotto, andando molto oltre la semplice composizione di colori, riuscendo a fornire un'analisi chimico-fisica degli elementi. Prisma è una missione che mostra di avere a cuore l'attenzione all'ambiente fin dal debutto. Il lanciatore che porterà il satellite in orbita è infatti Vega, costruito da Avio a Colleferro, vicino Roma. Vega è uno dei pochi lanciatori in uso a contenere la quantità di detriti prodotti nello spazio. Prisma sarà protetto durante il volo da un guscio fatto in fibra di carbonio che consente di proteggerlo in fase di ascensione e che viene poi rilasciato nelle fasi di volo. Man mano che ci si avvicina al culmine del lavoro del lanciatore, questo si spoglia di varie componenti. E dopo l'espulsione del satellite, cosa succede al lanciatore? Vega ha diversi stadi. Ad ogni fase di volo, come detto, ne lascia andare alcuni.
tutti ricadono in mare, anche l'ultimo stadio, quello che consente di mettere correttamente in orbita il satellite, viene guidato per ricadere in mare in condizioni sicure e controllate. Di base, la vita operativa di Prisma è di 5 anni, rinnovabili in caso di buon funzionamento. Il satellite è sperimentale, in futuro potrebbe diventare il primo tassello di un'intera costellazione. Parte sotto una buona stella, perché è il primo progetto interamente pensato e realizzato in Italia.